Buongiorno, mi chiamo Caterina Bendotti e faccio parte del gruppo di studio per la sclerosi laterale amiotrofica dell'Istituto Mario Negri di Milano che vedete qui alle nostre spalle. Oggi sono qui insieme alla mia collega Valentina Bonetto e ai nostri collaboratori per rispondere a una sfida che ci è stata lanciata da Angelo Coletti, nostro collega e amico dell'Università di Milano, che è l'Ice Bucket Challenge, iniziativa fatta al sostegno per la ricerca sulla strada. Noi da diversi anni ci occupiamo dello studio di questa malattia per cercare di capirne le cause e soprattutto per cercare di bloccarla quando appena viene diagnosticata. Grazie ai finanziamenti di associazioni come l'ARISLA, l'Agenzia Italiana per la Ricerca sulla SLA, la Fondazione Francese Thierry Latran, l'associazione inglese Motor Neuron Disease, possiamo dire di aver fatto notevoli passi avanti, però ne mancano ancora molti per arrivare al traguardo finale e per la completa sconfitta. Ci uniamo a questa campagna di sensibilizzazione su questa terribile malattia, sperando in questo modo di stimolare sempre più persone a fare donazioni alle fondazioni che si occupano di ricerca. A nostra volta vorremmo nominare tre persone che sicuramente potrebbero dare un contributo sostanziale a questa causa. In particolare Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Pupsottica, Mario Mantovani, assessore alla salute di Regione Lombardia, e Giuseppe Vita, presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit. Ed ora passiamo alla doccia gelata e in questo modo, con questo gesto simbolico, vogliamo esprimere il nostro desiderio di eliminare definitivamente la SLA. Vai! Per un grande